quella sensazione di viaggio mentale assoluto che c'è quando sali sul palco, quando succede dopo un po', non succede subito, dopo due o tre pezzi diventa tutto bianco e non so più chi sono, dove sono, cosa sto facendo, so solo che sono dentro a una non so, a lava che scorre sul vulcano, che scende giù fino a valle. Fast Animals and Slow Kids. Il loro nome inizia a girare nell'ambiente underground italiano nel 2011 con il disco d'esordio Cavalli. Dopo Hubris del 2013, Alaska, il cui tour registra un sold out di oltre 3.000 persone all'Alcatraz di Milano e Forse non è la felicità, è il quinto album Animali Notturni per Warner Music Italia a segnare la svolta sonora e di riconoscimento da parte del grande pubblico. L'album esordisce al settimo posto della classifica FIMI dei dischi più venduti. Il tour che ne consegue, inaugurato da una performance al 1° maggio di Roma, registra nel complessivo 50.000 presenze e regala alla band una nuova ed inaspettata popolarità. Benvenuti nel salotto di Canzoni ad Alta Fedeltà. Da qui parte il viaggio alla scoperta dei nostri ospiti attraverso le loro top 5 su musica, cinema e letteratura. Oggi con noi i Fast Animals Slow Kids, Aimone e Alessandro. Ciao. Benvenuti, ciao. Ragazzi. Grazie di averci invitato. Allora, partiamo subito con questa intervista. Siamo partiti con i tre allegri ragazzi morti. Toffolo, in Prova a star con me, un altro inverno a Pordenone, racconta un po' l'adolescente che è costretto un po' a fuggire dalla realtà per cercare un po' la propria identità. È successo così anche a voi? Sicuramente sì, cioè perlomeno a me è successo. Ricordo distintamente la prima volta che ascoltai questa canzone, ero proprio un adolescente che aveva appena litigato con i suoi genitori per forse una salina a scuola, e la sensazione di voler scappare è proprio la risento ogni volta che ascolto questo pezzo qua. Ecco. Io invece ho avuto due fasi rispetto a questo pezzo qua. Una prima fase, appunto, come diceva Alessandro, anch'io, no? Di voglio fuggire, niente mi appartiene in questo posto, io sono diverso, io devo trovare qualcosa di più che sia adatto a me, no? E so che là fuori c'è. E poi una seconda parte, una seconda, diciamo, revisione del pezzo, quando sono cresciuto e mi sono reso conto che in realtà, per quanto scappavo, tutte le problematiche risiedevano principalmente nella mia testa. Quindi in qualunque posto mi sarei mai trovato se non risolvevo quei problemi che avevo io da adolescente e ribelle, diciamo, non avrei risolto niente neanche da altre parti. Quindi mi si è trasformata ed è diventata una canzone che in realtà attualmente racconta la voglia di scappare via da qualcosa che in realtà non è la città, in questo caso è Pordenone, non è la provincia, cioè non stai scappando da nient'altro che da te stesso, insomma. La musica vi è servita un po' in questo? Come veicolo? Mamma mia, certo, sì, certo. Cioè, è stata la via che abbiamo scelto, no? Un po' per, sì, sì. Per uscire dalla monotonia di tutti i giorni. Ecco. Sì, sì, la musica è stato proprio il canale che abbiamo utilizzato per definirci come persone, sì. Come esseri umani. E ognuno sceglie il proprio modo, la propria forma, no? Non necessariamente neanche una forma artistica, dipende dalla persona proprio. Nel nostro caso noi ci siamo ritrovati bene nella musica, sì. Abbiamo capito che, soprattutto non solo nella musica, nella forma band anche, quindi non è soltanto la musica ma è lo stare insieme tra di noi, l'ambito della sala prove, diciamo crearsi un piccolo mondo onirico, mentale, in cui tutte quelle che erano le cose a cui tu aspiravi, tutte le tue robe trovavano il loro posto, no? Tra virgolette. Quindi la musica è diventata questo, è diventato il nostro mondo che potevamo plasmare come ci pareva. E poi dopo è diventato anche il nostro lavoro, la nostra vita. Però inizialmente è stato questo, è stato un posto dove andare, dove fuggire, dove essere noi stessi e diventare quello che volevamo, qualsiasi cosa.
E parlando di identità invece, guardando un po' la vostra top 5, ci sono delle super rock band, gli The Smiths, Bruce Springsteen, che affronteremo un pochino dopo, e The Replacement. Come, è da lì che viene la vostra fame di musica, nel senso affondano proprio lì le radici della vostra identità musicale, poi infine venite da lì, da quel mondo. Veniamo da molti mondi, da molti mondi. Non è, queste canzoni qui scelte probabilmente sono delle canzoni che abbiamo accumulato anche nel corso del tempo. Siamo cambiati tanto, tuttora adesso siamo in cambiamento, e quindi man mano che cresci credo che sia anche normale affezionarsi a nuove forme di musica differenti, a nuovi suoni, anche solo perché appunto la musica è scoperta e noi ogni giorno stiamo lì a rovistare nel grande marasma della musica per trovare robe che ci ispirino. Quindi forse questa è più che altro una raccolta di canzoni che ci hanno life changing, no? Di quelle canzoni che una volta ascoltate ci hanno definito, sia come band che come persone, fondamentalmente. Però probabilmente non sono solo le nostre radici, no? Per esempio, se io penso a Bruce Springsteen, io l'ho scoperto dopo. Sì. Cioè l'ho scoperto quando ero già un pochino più grandicello, quando ne concepivo una coralità, ne concepivo un'importanza anche proprio in termini quasi storiografici, non so come dire, proprio quando vedevo il cantautore e il rocker nella sua massima estensione, espressione. Mentre magari, se devo pensare proprio alle origini, ho anche delle band molto più tranquille, roba che magari lì per lì ascoltavo perché erano le band del momento, e come tutti i miei coetanei magari ascoltavo quella roba. Penso magari anche ai Green Day, no? Okay. I Blink, noi siamo figli di quella generazione del pop punk. Che però in realtà poi dopo ci hanno definito musicalmente meno di quelle band lì, perché quelle band le abbiamo... Perlomeno a livello non inconscio, perché magari inconsciamente magari sì, forse abbiamo gli stessi giri di accordi dei Blink o dei Green Day. Sì, esatto. Cioè noi mettiamola così, quelle sono le canzoni che pensiamo ci abbiano influenzato, poi magari non è vero. Esatto. Poi magari non è vero. Infatti anche, insomma, Thunder Road... La prima traccia di Born to Run, un super album di Bruce Springsteen, e te ora mi vieni a dire che soltanto durante, poi comunque anche la vostra conoscenza musicale, vi siete affezionati poi. Sì, sì, la cosa bella dell'aver scoperto Bruce Springsteen un po' più tardi rispetto alle altre band che si sono ispirate a lui è proprio il risentirlo magari in alcuni pezzi che all'inizio non sapevi erano ispirati dalla sua musica, no? Io penso ai Titus Andronicus, per esempio, che stanno sempre nella nostra top 5, che io ho scoperto prima di Bruce Springsteen, e loro lo nominano spesso. E poi quando vai anche nei pezzi proprio. E quando vai a risentire Titus ti rendi conto, cazzo, ma questo è Bruce, questo è Bruce, è quella roba là. E quindi continui a scavare e vai e riscopri. È tutto un po' collegato, no? Anche in quel pezzo lì dei Titus Andronicus a un certo punto dicono Baby, we were born to die, facendo una citazione a Baby, we were born to die di Bruce Springsteen. È tutto un po' collegato. Perché comunque ed è tipico secondo me un po' in generale del nostro modo di ascoltare la musica, nel momento in cui troviamo qualche roba che ci ispira, che ci piace molto, iniziamo ad ascoltarla, e da quello poi si crea tutto il mondo, perché scopri quel primo pezzo, poi vai a vedere da chi ha ispirato quel primo pezzo e ascolti quello o quella o la band, qualsiasi cosa insomma sia che ha ispirato, e a cascata trovi tutta una serie di strati, di layer uno sopra l'altro, che sono secondo me poi anche un po' il succo della musica, no? Tanta musica, cioè la musica deriva da un grande ascolto, raramente cioè quando si parla del colpo di genio, il colpo di genio deriva perché tu ti sei documentato tanto, cioè un genio non è genio a sé stante, perché diventa genio se veramente succhia la realtà, se la fa propria e si ascolta tantissimo nel caso della musica, o si legge tantissimo nel caso in cui si parla magari di scrittori importanti, no? Siete sempre in evoluzione anche con la band, nel senso sempre alla ricerca comunque di nuovi suoni, non vi siete fermati comunque a un genere, ma sempre pronti. Io dico per fortuna sì. Dico proprio per fortuna sì, perché quando fa il musicista di professione è anche tanto facile crogiolarsi negli allori, nel senso siamo una band che comunque un po' di roba l'ha portata a casa, no? E
Quindi paradossalmente sarebbe anche facile difendere il castello, no? Fai esatto. sempre la stessa roba e sai che bene o male ti difendi rimanendo lì. In realtà la nostra fame di musica e la nostra voglia di ascoltare, ma anche di vedere concerti, noi siamo dei fruitori di concerti. Ecco, voi andate ai concerti? Mamma mia. Sì, sì. Mamma mia, continuamente, io li organizzo anche. Bravo, cioè, infatti. Proprio non faccio altro. Assolutamente, quindi quando c'è dietro, secondo me, anche una passione così forte, così personale, è difficile fermarsi, e io sono contento perché appunto, cioè di volta in volta, disco dopo disco, pezzo dopo pezzo, sento sempre quel grado di incertezza, sì. Ho fatto la cazzata, ecco, adesso saltiamo in aria, che in fondo è anche la roba che mi stimola e che mi dice bene, vai, andiamo avanti, perché è sempre nuovo e quindi mi fa sentire una persona in divenire, no? Non mi fa sentire certo, sì, morto, sì. Oppure non mi... Mi fa sentire monodimensionale, esatto. No? Come magari invece qualche ascoltatore si aspetta poi da un musicista, no? Certo. Magari è giusto anche che qualcuno si affezioni ad un suono di un artista e nella propria mente rimane quello lì, però un artista, cioè un musicista, insomma, è appunto un essere in divenire. Sì, 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 ma io per primo mi incazzo quando le band che mi piacciono cambiano. Cioè, certe volte mi girano i coglioni, ma sì, guarda sì, questi trovi spiazzato. Ma perché? Io mi piaceva quella roba. Però lo capisco bene, insomma, la motivazione che porta a quel cambiamento lì, ecco. Perché poi è la stessa che magari viviamo anche noi. E infatti ho cambiato anche io l'approccio a questa roba qua. Cioè, quando sento un cambiamento, cerco quasi di switchare la testa, chiudo tutto quello che era la percezione precedente, perché la percezione precedente c'è, esiste e resiste all'interno dei dischi che hanno sì, registrato, sì, certo. Quindi perfetto. Ma cambio prospettiva e cerco di domandarmi, ma questa roba che sto ascoltando adesso è bella? Se non fossero loro, dei quali io ho già un'idea pregressa, no? Mi piacerebbe ascoltarla? Se la risposta è sì, continuo ad ascoltarli. Magari senza cercare una coerenza, che in musica, ragazzi, è il male, cioè la coerenza ne trovo un senso in termini politici, non lo so, sì, sì. Ma sicuramente in ambito musicale, cioè, essere incoerenti anzi è un vantaggio, cioè cambiare, muoversi, prendere ispirazione da una stella che cade una volta ogni 64 anni, cioè. È stato anche un po' questo che forse ti ha spinto anche a diventare un po' organizzatore, come giustamente prima dicevi, cioè da musicista qual è stata la spinta che poi ti ha portato anche a diventare organizzatore di eventi? Io ho avuto due spinte principali. La prima spinta è che mi annoiavo di brutto. Ecco. La prima spinta è che mi annoiavo, non vedevo le band, non potevo vedere nella mia città le band che volevo vedere. Allora ho detto adesso ce le porto io. Cioè, non posso vederle, che faccio? Faccio qualcosa io, ce le porto. Questa è la prima. E la seconda spinta invece è, non solo voglio vedere queste band al vivo, ma io voglio capire perché sono forti, perché sono brave, come fanno a essere così interessanti, perché mi piacciono così tanto. Io voglio parlare con quelle persone e sapere tutto di loro, perché così io conoscerò di più, saprò certo. di più. E quindi l'ho fatto anche perché ero così interessato che io volevo parlare con i diretti, cioè con i musicisti, volevo capire tu questa come l'hai fatta, questo che pedalino è? Quelle domande stupide, no? Quindi ero veramente un promoter fan e lo sono adesso, ancora adesso, senso, sono uno di quei promoter che organizza l'evento, però in fondo se lo organizza perché poi vuole anche vedere, certo, vuole anche capire. Perché sei il primo poi lì. Sì. E quindi principalmente ci sono stati questi due slanci. Poi però in realtà c'è anche forse un terzo slancio, che è banalmente il piacere di un concerto. Cioè, nessuno mi toglierà mai dalla testa che andare a vedere un concerto è probabilmente una delle forme artistiche migliori di cui tu puoi godere, non so come dire. Cioè, a me i concerti piacciono più di tutto, piacciono più del teatro, piacciono più di un film, non lo so. E so che magari è anche, tra virgolette, limitativo, è un po' limitata come visione, perché magari ti concentri solo su un aspetto, quando invece probabilmente potrai trovare mille gioie anche in altro. Però boh, mi viene istintivo, non so, forse perché un po' mi immedesimo, perché suonando anch'io, allora sono lì, sento, mi vivo le emozioni, mi rivivo le mie emozioni importanti. Perché quando suono io, cioè, sono tutto, no? Sono felice, sono anche fuori dalla vita normale, mi sento meglio, no? E quindi anche forse magari c'è anche questo. Quando guardo un concerto è come se lo stessi suonando io, e quindi è tutto molto più interno, molto più personale, non so come dire.
Prova a star con me un altro inverno a Pordenone. Sarà un letargo dolce senza inverno e freddo. Sarà che è sempre troppo. Dice che qui non resta, che quel che vuole qui non c'è. Ci fosse almeno una ragazza uguale, identica a me. Dice che qui non resta, che non lo fermerà il bene che gli vuoi ancora, il bene che ti vorrà. Sto bene solo con le mie scarpe nuove, il resto non mi muove. Io solo contro il mondo, è meglio se mi calmo. Lontano dalla mia casa più della luna, la sola cosa che posso desiderare. Io solo contro il mondo, è meglio se mi calmo. Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Ooh, driving in your car, I never want to go home, because I haven't got one anymore. Ritornello. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side, such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. There is a light and it never goes out. There is a light and it never goes out. There is a light and it never goes out. There is a light that it never goes out. Passiamo al cinema e io partirei con il film che in assoluto avevi messo al primo posto, che è Man of the Moon. Sì. È un film che viaggia un po' su un equilibrio sottile tra finzione e realtà, in cui il personaggio principale, Kaufman, è un personaggio molto fuori dagli schemi. E mi piacerebbe sapere quale Kaufman ti ha preso più di tutti, nel senso se più quella parte un po' più innovativa, eccentrica, quella folle. Beh, ovviamente sono attratto dalla parte folle, nel senso, penso che, non lo so. Sì, a livello anche proprio di visione, sì. Di puro intrattenimento, no? Oggi venendo qua per, appunto, per presentarci qui a fare queste chiacchiere, ne stavamo parlando io e lui, e stavamo ragionando sul fatto che la cosa che ci piace di più di quel film là, e che a me piace di più, è che c'è una follia sana, nel senso che lui si voleva divertire, cioè certe, sì, cazzate che faceva, certe cose che faceva durante gli spettacoli facevano ridere per primo lui, cioè quindi è un rovescio la medaglia, no? Molto spesso si vede l'artista deve essere quello che balla per me, colui che canta per me, colui che fa qualcosa per me, per tenermi per me pubblico, no? Certo. In realtà lui rovesciava, no, io vengo qui e faccio la mia roba,
faccio la mia roba ed è... siete voi che ballate per e me, siete voi che ballate con le vostre per me, reazioni, che è una roba che io trovo matta, perché probabilmente cioè non è, perché non è questo, perché in realtà secondo me la soluzione più sensata è che faccio cose che piacciono a me, che piacciono a voi, e si crea quell'empatia che unisce tutti e rende, certo, e rende, come dire, anche per dire, un concerto estremamente collettivo e godibile, insomma un'esperienza per tutti, che sia positiva per tutti, di crescita. Nel suo caso no, lui era folle, diceva: no, io non me ne frega un cazzo, io lo faccio perché mi fa troppo ridere, e oppure lo faccio perché non solo magari non mi fa ridere questa cosa che sto facendo, ma la faccio perché a voi farà incazzare e voi incazzati mi fate ridere. Cioè, quindi è una serie di strati su strati che secondo me portano appunto poi dopo a una visione geniale di quella che è l'arte, in questo caso appunto l'arte comica, però in generale credo che sia poi dopo espandibile un po' a tutta l'esperienza artistica in generale. Quindi quel film piace da morire, e in più ragazzi ricordiamoci che sono i REM che hanno fatto la colonna sonora, quindi quel pezzo lì, cioè ogni volta che lo metto io faccio e sogno di scrivere un pezzo così nella mia vita, insomma. Beh, chissà, invece. Guarda, sono piuttosto certo che non succederà mai, però ti ringrazio per avermi dato sta botta di autostima, grazie. Ragazzi, se in un artista c'è effettivamente, ci può essere veramente il rischio di rimanere intrappolati anche un po' nel abito di scena, se vogliamo. È quello che dicevamo prima, appunto, no? Dico, ma a voi personalmente per esempio succede questo, oppure quando salite sul palco siete realmente la rappresentazione di voi stessi, cioè non c'è mai quel rischio, siete sopra come siete in casa con i vostri? Io personalmente ho fatto un grande sforzo per riuscire a salire sul palco e non sentirmi inadeguato, ecco esattamente. E tuttora adesso, se poi ci ragiono bene, mi rendo conto che mi sento tuttora inadeguato su un palco. Io non sono in quel modo lì, io sono una persona molto schiva, introspettiva, e l'idea di salire su un palco, proprio anche adesso che ne parlo, proprio mi sale un po' di ansia, capito? Io quindi è stato un processo molto lungo che mi ha portato a fingere quasi una guerra interna. Io voglio raccontare questa storia, perché take it until you make it, ma ancora ci stiamo lavorando. Vi voglio raccontare questa storia perché è sempre divertentissima, racconto ogni volta per descrivere lui. Una volta eravamo tipo ubriachissimi, un backstage così, una roba del genere, comunque era non ubriachissimi, diciamo eravamo un po' altici, però in quel momento confidenziale in cui magari anche la birretta in più ti fa dire delle cose che non diresti mai, no? Allora era parte del gioco: tu cosa vorresti, cioè qual è il tuo sogno per un concerto, qual è la cosa migliore che potrebbe capitarti ad un concerto, a cosa aspiri, qual è il tuo sogno più grande in musica? E io ovviamente, per risponderti anche alla domanda, io no, io proprio quello che sono anche sul palco, okay, carico, arrivo a pallettoni, parlo con tutti e sono così anche nella realtà, cioè, non so, mi viene spontaneo e mi diverto. Poi non solo, c'è anche un fattore mio personale per cui a un certo punto non mi rendo più neanche tanto conto di quello che succede, è tipo tutto una roba bianca nella testa, per cui non, cioè, entro sul palco, 5 minuti in cui mi cago addosso e dico oddio sarò inadeguato, e poi dopo basta, non mi ricordo più niente e sono uscito, è già finito il concerto, quindi 2 ore mi volano così. Ora, a prescindere da questo discorso qua, in quella chiacchiera che stavamo facendo, quindi io gli ho detto: allora io, per me sarebbe sicuramente uno stadio con i fuochi d'artificio, non lo so, e entra una mandria di bufali inferociti sul palco, non lo so, e qualcosa del genere. E lui ci ha detto questa frase qua, ha detto: il mio sogno, così con questo tono come lo sentite adesso, il mio sogno sarebbe prendere il furgone dall'hotel, salire sul palco, suonare, scendere dal palco, rientrare nel furgone e tornare subito in albergo. Sì. Questo è stato il sogno della vera rockstar, se ci esatto, pensa. Cioè non voglio incontrare nessuno, faccio la mia roba perché a me piace suonare, voglio suonare le mie cose e come un dio me ne vado è via dalle balle. È lui la rockstar. Certo, infatti. Che sì. Io invece no, abbracciatemi, mi dovete dare bene. Cioè io complessi di inferiorità. Sei molto alla ricerca te invece. Sì. Vabbè,
Ci sono dei problemi irrisolti, adesso devo processare. Ma sono due modi diversi di sviluppare invece questa forma artistica sul palco, poi invece. Ma... Sì. Però da un punto di vista onestà, secondo me rispecchiamo un po' tutti quello che siamo. Nel senso, appunto, sul palco, secondo me, i Fask sono abbastanza onesti, nel senso non c'è roba fake. Ma infatti non spara di api di scena, piuttosto semmai di una certa riservatezza, piuttosto un altro. Che... Un altro film dove sicuramente avete scelto dei film, hai scelto dei film, insomma, con delle personalità abbastanza... Ma poi matte. Interessanti, ecco, perché l'altro film è Arancia Meccanica, insomma, anche Alex non è proprio del tutto rifinito. Zero pretenzioso, proprio i film l'ho presi molto tranquilli. Esatto. Su Arancia Meccanica invece qual è la chiave che ha reso totalmente ipnotico questo capolavoro di Kubrick? A me piace questa manifestazione della violenza così spudorata, sì, io credo che sia meraviglioso far vedere alle persone come sono, perché c'è una sorta di... la cosa che ti devasta di quel film là è che tu potresti essere quella persona, cioè di fondo tu hai degli aspetti dentro di te che sono Alex, che sei un drugo certe volte, magari non nella stessa modalità, perché lì si parla di ultraviolenza ed è ultraviolenza fisica, no? Certo. Però quello che sottende tutto il film è una violenza psicologica di fondo, e questa invece la viviamo tutti, la facciamo nei confronti di noi stessi e certe volte facciamo nei confronti delle persone che abbiamo intorno. Quindi quello che fa male l'Arancia Meccanica e che lo rende quindi un capolavoro ma anche un film estremamente, come dire, doloroso da vedere, come dire, un film complesso da seguire, è proprio il fatto che tu ti immedesimi e ogni tanto tu sei Alex, ogni tanto tu ti senti lì. E a me questa cosa qua mi manda i matti di quel film là, cioè questa violenza presentata esattamente come avviene anche nella realtà. Cioè, ovviamente, sì, certo, in termini psicologici parlo, perché dopo è tutto mentale, amplificato. Ma poi ci sono delle robe strane nel film che io trovo affascinanti, per esempio questo continuo accostare roba bella a roba terribile, cioè abbiamo Ludovico Van, la nona, mentre loro fanno di tutto e fanno i gesti più orrendi, no? Quindi abbiamo l'arte altissima e la composizione per eccellenza, e dall'altra parte la brutalità dell'uomo. La brutalità, è vero. E questa roba qua secondo me è affascinante, perché siamo così, siamo esseri complessi che hanno dentro 100 milioni di anime differenti e vederle trasformate in un film ti fa riflettere anche su te stesso. Vi faccio un'altra domanda. Un aspetto che ritorna molto sia in Arancia Meccanica che in un altro film che della sua top 5, che sono i Goonies, ritorna molto ed è molto centrale l'aspetto del gruppo. Chi meglio di voi? Cosa rappresenta davvero essere un gruppo e se questo in un certo qual modo vi ha aiutato nella vita anche essere un gruppo? Io penso sempre che è stata una delle mie più grandi fortune nella vita trovare altre tre persone che come me condividessero un po' questa scelta di vita anche un po' alternativa, no? Rispetto a una vita comune, no? E quindi è una roba su cui rifletto abbastanza spesso, su quanto sono stato fortunato e quanto alla fine il condividere questa specie di lavoro, perché è comunque un lavoro ma molto particolare, no? Con diverse incertezze durante il percorso, quanto sia stato fortunato a condividere tutto questo insieme a Daimone, Alessio e Jacopo. Ed è anche una roba inaspettata, insomma, sono sempre stato abbastanza solitario come tipo. E non l'avrei mai detto quando ho iniziato a suonare che avrei trovato appunto altre tre persone con cui condividere 10 anni della mia vita in maniera piuttosto intensa. Poi non è un impegno costante ed è un rapporto che non si è mai interrotto, diciamo, no? Sì, è una sorta di fidanzamento, sì, ulteriore, è un po' come, no? Trovare la tua anima gemella. Sì, è un po' questo.
E una roba che, a cui penso sempre, a cui penso anch'io spesso, è questa, e cioè che perlomeno per come sono fatto io e per come credo siano fatti gli altri, perché a questo punto possiamo anche supporre come sono fatti gli altri, visto che ci suoniamo insieme da 10 anni e siamo giorno e notte negli stessi posti a dormire insieme. Una roba a cui penso è il fatto che per me non c'è forma più bella in termini musicali di quella della band, nel senso che mi troverei davvero molto molto in difficoltà ad essere un solista, ad essere da solo, perché trovo che il singolo molto spesso in ambito musicale non ha contraddittorio, e quindi questo lo porta a delle scelte abbastanza radicali che cambiano in base a come cambia l'umore. Visto che io sono una persona che cambia d'umore in 30 secondi, in un attimo sono... Esatto, loro mi prendono per il culo, però in un attimo sono sottoterra e il secondo dopo sono il più forte di tutti. Dato che così, se io non avessi avuto 3 persone che arginano questa mia incontinenza emotiva, direi, proprio così, sì. Credo che avrei fatto una serie di danni e probabilmente non sarei neanche un musicista, non sarei riuscito nell'impresa di fare il musicista, e quindi credo che sia proprio, perlomeno per me, la forma più giusta e bella con cui portare avanti questa passione così smisurata nei confronti della musica. Io, appunto, al contrario, se non avessi avuto una persona come Aimone che spingeva, che insomma era sempre carico nel fare le cose, lo è tuttora, non credo che avrei fatto veramente qualcosa a livello musicale, ecco, fondamentalmente. Ci completiamo molto, siamo molto complementari, diciamo. Quello che manca a uno ce l'ha l'altro. E soprattutto un'altra cosa ganza è che quando non funzionano le cose, quando le cose non vanno bene, e uno a turno di noi magari è più triste o magari non ha la tempra morale giusta per riuscire ad affrontarlo, gli altri gliela danno in prestito questa tempra, e quindi ci supportiamo sempre. Credo che questo sia un aspetto da sottolineare, un aspetto positivo da sottolineare della forma band, perché dopo ovviamente ci sono anche gli aspetti positivi nell'essere il cantante singolo, però ecco, perlomeno per come siamo fatti noi, come tipologia di persone proprio, questa roba qua è quella che ci ha permesso, secondo me, di poter fare musicisti. C'è stato un periodo in questi 10 anni in cui, cioè c'è stato un momento, diciamo, in questi 10 anni che qualcuno stava cadendo e invece magari è stato ripreso? Succede una volta a settimana. Ok. Non in maniera magari così drastica da dire lascio la band. Nel senso, no, quello non è mai successo. Successo. No, insomma, però anche questo periodo dal quale veniamo fuori, che uno magari si butta sempre, giù e invece... Sempre. No, ma ripeto, io ho avuto dei momenti molto oscuri nella mia vita e tra l'altro l'anno scorso è stato uno di questi, insomma, sono successe tutta una serie di robe, indipendentemente dalla robona, sì, della pandemia, anche più personali, che mi hanno portato varie volte ad essere particolarmente oscuro, mettiamola così. Questo succede continuamente, e continuamente noi ci diamo la forza per caricarci, per riprenderci, per andare avanti, anche perché semplicemente, anche solo alla luce di un senso di responsabilità nei confronti delle persone che hai intorno, cioè anche solo perché se crollo io, crolla lui, sì, sì. Se crolla lui, crollo io, è un casino, non lo puoi fare, fino a quando sei in questa band devi riprenderti. Passiamo ora alla letteratura, ai libri, alla scelta dei libri, che comunque va e ricade sempre un po' su questo senso di gruppo, sul senso della band. Questa è La stanza di Gipi, credo che sia la massima espressione. Una graphic novel dove Gipi, insomma, è riuscito a raccontare uno spaccato d'Italia, magari un po' più periferico, un po' più nascosto, però quanto mai invece vivo e pulsante. Ecco. Grande provocazione, perché è una graphic novel. Molte persone dicono no, la graphic novel non è un libro, è un fumetto. Secondo me soprattutto certe tipologie di graphic novel hanno una dignità proprio artistica anche più ampia di tanti libri che ho letto nel corso della mia vita. Quindi in questo caso qua, questa qui proprio raccontava me, semplicemente. Ecco, infatti, cioè, sono stati un po' questi presupposti. Sì, sì. Quella roba lì è troppo... Vi sentite un po' voi in questa... Sì, oh, ok. Sì,
Ma sì, guarda, sì, è una cosa che io penso sempre, ogni tanto ci capita, ed è stranissima questa cosa qua, ci capita che arriva qualcuno e dice, e ci dice, magari al banchetto, ci scrive su Instagram, su, non lo so, dappertutto, o ci ferma in un bar e ci dice: ragazzi, avete presente questa canzone che avete scritto? L'avete scritta per me, questa è la mia storia. E io penso sempre, no, aspetta, è la mia storia, e magari anche tu hai avuto un'esperienza simile. Ecco, poi dopo succede a me la stessa roba, nel caso appunto di Gipi o nel caso di qualsiasi altro artista, perché la verità è che l'uomo può vivere delle esperienze che sono comunitarie, può vivere delle sensazioni che lo riuniscono in termini proprio di essere umano, di specie, mettiamola così. E questa è una delle tante volte in cui mi è capitato, appunto, leggendo quella graphic novel, mi è sembrato di percepire tutta la parte bella che percepivo agli inizi, quando ho iniziato a suonare, quando ho iniziato a fare, a entrare in queste sale prova sgangherate con sti tre scemi, insomma. Uguale Pian della Tortiglia, che è tutto un altro genere, racconta di tutta un'altra storia, è uno Steinbecker, scrive nell'America del 29, racconta dei paisanos, di questo gruppo di persone di varie entità, e a loro modo comunque è un altro libro che parla di un gruppo di persone. Assolutamente. Ecco, una cosa che però, insomma, sono un po' anticonformisti, diciamo che si parla di questo gruppo di amici, in due parole, arginati totali, esattamente, e alla ricerca di un gallone di vino, principalmente, per andare avanti un giorno in più. Ed è, io credo che sia in fondo anche questa una storia che mi colpisce, perché la sento autobiografica, perché non è il gallone di vino, come? In questo caso nelle mie mire, però di fondo noi siamo, cioè, noi abbiamo scelto come band la via della cicala, cioè non è il gallone di vino, ma è la prossima canzone, è la prossima, sì, canzone, è il prossimo pezzo, e non c'è tanto più del prossimo pezzo nella nostra prospettiva di vita, nel senso che siamo concentrati sulla musica che facciamo adesso, per adesso, che racconta adesso, quindi siamo molto contemporanei rispetto alle nostre contemporanei rispetto a noi stessi, intendo, a quello che viviamo, e lo ritrovo anche lì dentro. Poi vabbè, ovviamente sul libro c'è un'ironia molto più complessa e molto più ampia, è bellissimo quel libro là, però anche lì c'è questo senso di gruppo sgangherato, ai margini, che fa scelte per lo più sbagliate, forse, o comunque sia strambe rispetto a quella che è poi la modalità di vita a Tortilla Flat e a Monterey, che è in California, questo paesino, e nonostante queste scelte sbagliate, di fondo gli piace vivere così, perché continuano a sbagliare, continuano a farlo, e questa è un po' la nostra storia, sì. La nostra condizione, continuiamo a sbagliare di giorno in giorno, facendo le scelte che non sono probabilmente le più giuste, ma quelle che sentiamo di più. Ecco, i paisanos cercano sempre un pochino di evadere anche le regole della società che gli vengono imposte, un po' come se fosse un po' una fuga, e c'è questo grande legame tra di loro. Voi siete, vi sentite un po' costretti in delle regole della società, oppure, come per dire, Ce ne freghiamo, siamo liberi, geni e sregolatezza, ecco. Devo dire che noi siamo abbastanza per la seconda, ecco, probabilmente. Okay. Siamo più, proprio non ce n'è mai interessato, cioè non è qualsiasi regola formale, convenzionale, noi tendenzialmente ci caghiamo sopra. Ma, ecco, a prescindere da questo slancio così, sì, un po'. È la giustificazione, è forse, essere musicisti. Cioè io voglio, insomma, sono musicista, dai, vabbè, posso mettere i pantaloni stretti che nessuno mette più, tipo. E questo c'è, cioè, un po' questo veramente come esempio, sì, della tua stranezza, rende estremamente, sì, complesso, sì, il personaggio, però io avevo in mente delle immagini che non dirò, sì, adesso, ma come no? No, mai. Però a prescindere da tutto questo, quello che dico è che in generale no, non mi sento schiacciato. Come tutti abbiamo, cioè ci confrontiamo con le persone intorno, viviamo come animali sociali all'interno della società, quindi non è che siamo avulsi, siamo gente completamente fuori, anzi, certo, rispettiamo il prossimo e cerchiamo proprio di farlo nella maniera più corretta possibile, a partire da noi stessi dentro la band.
Detto ciò, non ci rifacciamo a delle regole formali, questo sì, nel senso che se ci sono le regole, appunto, come diceva lui, magari il vestito, le robe, il dover parlare in un modo forbito necessariamente in presenza di determinate persone, cioè questo non ci interessa scavare la sostanza delle persone che abbiamo intorno ed andare diretti al core della conversazione o dell'anima della persona che stiamo scrutando in quel momento. Però al di fuori di questo, cioè di una ricerca di purezza, di istintività nelle persone che abbiamo intorno, non ci fermiamo di fronte al come vestito, cosa dice, che fa, cioè cerchiamo solo la purezza. Libertà più totale, sì, sotto libertà, questo punto di vista. Sì, una libertà più comunicativa forse, ecco. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa intervista e chiuderei con una domanda un pochino più personale, diciamo, rispetto a quelle fatte finora, poi molto semplice. La faccio a te. Vai. Ma poi mi rispondi anche te. Ok. Come potreste vivere senza musica? Ma chi ti risponde sì? Boh. Cioè, qualcuno ti ha mai risposto sì? Sì. Sì? Sì. Porca merda, mi spiace per lui, nel senso, cioè, per lei. Io proprio mi sembra una risposta banale, ma assolutamente no, tanto che ne ho fatto la mia intera vita, cioè, ci ho investito tutto. Cioè, la domanda è, riesci a immaginarti come persona che non... Che ah, non, in quel senso? Cioè, capito, sì. Cioè come non, persona non, che non come, vive cioè, di non musica, che non... Adesso, anche? No, io l'avevo immaginata una vita senza okay. musica. No, sì, io mi ero immaginato come persona a cui non interessa così tanto la musica. No, come sono. Però sì, forse era. Secondo me era uno stato successivo. Sì, era stato successivo. Cioè, sì. Secondo me il primo stato della domanda è vita senza musica. Certo. Cioè, una vita senza musica per me non esiste, ma no. Per il semplice fatto che della musica ho fatto la mia vita. Quindi pensa quanti passaggi ho fatto, non solo mi interessa la musica, non solo l'ascolto, ma l'ho messa al centro dell'intera operazione esistere. Siamo abbastanza monomaniacali rispetto alla sì. musica, no? Un po'... Sì. Io mi sveglio la mattina e ascolto un disco nuovo, tipo più o meno ogni giorno. È una delle prime cose che faccio tutti i giorni, no? Ed è se lo pensi, cioè se ci pensi bene è anche un po', oddio, un po' strano, strano sì. Cioè. Sì, è così, cioè siamo proprio un po' strani da questo punto di vista, però davvero ha una centralità per noi che è totalizzante. Noi parliamo di musica, ci confrontiamo sulla musica, quando ci incontriamo ci diciamo delle nuove robe che in qualche modo ritornano sempre al mondo della musica, sì. Che mi rendo conto è forse anche un po' malata come cosa, sì, anche sì, un po' esagerata. Un po' esagerata, sì. Siamo anche capaci di parlare di altro, giuro. Però lo facciamo meno volentieri. Tra di noi, alla fine, dato che non ci sono più filtri, 10 anni, cioè parliamo delle cose che ci vale parlare. E quindi finiamo sempre a parlare di musica. Cioè, questa è la verità. E come vi ci siete avvicinati invece alla musica? Da piccoli? Io da piccolo. Posso raccontare la tua storia? Quella è una cosa incredibile. No, vabbè, tu racconta intanto come ti sei avvicinato, poi io devo raccontare una storia perché per me è l'emblema di Alessandro. Su di lui? Sì, ovviamente. No, io mi ricordo da piccolino la prima volta che sentì una chitarra elettrica, che penso era un pezzo dei Blink, tra l'altro, e rimasi proprio folgorato da quel suono lì, insomma, quel distorsore un po' pop punk di quei pezzi là, e dissi voglio approfondire. La cosa divertente è che già suonavo la chitarra perché mia madre mi aveva costretto a farlo, quindi io ho iniziato a suonare quando avevo tipo, non so, 9-10 anni, perché i miei volevano darmi, insomma, devi fare qualcos'altro, non fai calcio, suona la chitarra. Però io i primi 2-3 anni che andavo a lezioni di chitarra ero totalmente disinteressato, però al momento in cui invece ho capito che c'era dell'interesse dietro, ero leggermente avvantaggiato perché già suonicchiavo, insomma, facevo bollino alla gioia o altri pezzi con la chitarra classica. La storia incredibile è questa: lui ha 14 anni, arrivano i suoi genitori, gli chiedono, ascolta, hai 14 anni, scegli tra il motorino o una chitarra, e lui ha scelto una chitarra. Ma chi lo faceva a 14 anni? Chi mai avrebbe scelto? Probabilmente anch'io avrei scelto, ok, il motorino.
cioè la chitarra me la comprerò, troverò qualcosa, cioè, non so, una chitarra schifosa che trovo, no, in giro. E quindi questa io la racconto sempre, sì, perché sì, è veramente... È stata una scelta terribile, ripensando. Andavo in giro con l'autobus, brutto, tutti gli amici miei con il motorino. In realtà eri anche più sostenibile. E te invece? Io perché tutta la mia famiglia, cioè una famiglia un po' particolare, diciamo che io sono nato in una condizione particolarmente artistica e matta. Io mi trovavo in delle situazioni in cui nascevano quadri sotto casa, tipo mi alzavo a Natale e mio papà mi dava in mano un secchio di vernice e diceva adesso andiamo a tirare su un muro, e tiravamo la vernice su un muro, quindi in questo contesto folle. Quando entrai per la prima volta a casa tua rimasi tipo, cioè, dove sono? Pezzi di computer, schede madre. Quello è incredibile, quello è un quadro che abbiamo fatto sempre a Natale, che lui mi ha dato un regalo di Natale che era tipo che aveva una specie di computerino, e poi mi ha detto adesso andiamo di sotto e lo spacchiamo. Quindi siamo andati di sotto, abbiamo spaccato questa roba e l'abbiamo messa su un quadro che adesso è in sala, e è tutto così, cioè papà, primi gruppi punk, organizzava concerti in una Perugia differente, new wave, stranissima, tra cui organizzava anche i Replacements assieme a un gruppo di altra gente, insomma proto punk e robe, poi dopo in questo caso art rock, insomma comunque organizza un sacco di roba. Quindi mi sono già trovato in una condizione estremamente musicale, in cui io avevo delle influenze, cioè papà mi ha fatto scoprire Rage Against the Machine, cioè così, non so come dire, e Shostakovich, capito? Era così, questa era la condizione. E in questa condizione, quindi molto artistoide, mio fratello iniziò a suonare la chitarra, che ha 8 anni più di me, e ha iniziato a suonare la chitarra in questa band. Io li vedevo andare a suonare e io volevo a tutti i costi far parte di questa band di gente più grande di me, e quindi mi sono fatto comprare una batteria, o meglio, prima ho iniziato a suonare con la batteria che avevano loro in sala prove, perché la sala prove stava vicino casa, e a un certo punto ero bravino e mi sono fatto regalare questa batteria e ho continuato a suonare fino a quando non sono diventato bravo come il batterista che avevano loro. E a quel punto, a 12 anni, sono entrato con la loro band, e a 14 ho fatto il primo tour in Spagna alla batteria, in un gruppo, in un posto, facevamo, suonavamo punk, quindi stavamo solo in posti scottati, tutti i centri sociali, una roba abbastanza hardcore. E basta, e da lì quindi non ho fatto altro. A 14 anni hai fatto le scarpe al batterista? A 12. A 12? 12, sì, sì. Stavo tutto il giorno, insomma, è arrivato un momento in cui ero veramente matto, facevo 8 prove a settimana, cioè quindi un giorno provavo con 2 band, ne potevo più, stavo tutto il giorno con la batteria come un matto, e mi fa ridere perché la band, l'unica band con cui ho fatto qualcosa in termini musicali, è quella dove sono la chitarra e canto.